Dalle 8:30 a mezzogiorno e 30, un'intera mattinata dedicata alla salute e al benessere. Bene, allora l'iniziativa nasce dal fatto che quest'anno Peravis compie 55 anni dalla sua fondazione, nata nel 1964. Abbiamo messo in piedi, in campo, una serie di iniziative per il benessere del cittadino. Questa è una tra le tante, Umbrianza per il cuore, Isole della Salute, e oggi sarà una mattinata di screening per la popolazione, dal colesterolo, glicemia, al peso, al fumo, e poi si farà una sorta di screening con i medici. E questo perché vorremmo che la popolazione sia in salute e nello stesso tempo vorremmo promuovere l'adorazione Avis, farci conoscere e chissà se tra tanti che verranno qui questa mattina ci sarà qualcuno che potrà venire a iscriversi da noi nella nostra sede. Felice, buongiorno. Per far vedere una dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare. Cosa vuol dire? Che dobbiamo massaggiare tutti i defibrillatori che sono fuori. Sono defibrillatori a due tasti, vedete? Tasto d'accensione e tasto di scarico. Semplice. La macchina fa tutto lui ed è parlante. Quindi bisogna ascoltarle, basta. Molto semplice. La gestione della difficoltà e l'impatto emotivo dell'accaduto, ovviamente. Metto le mani sulle spalle e vado a chiamare il paziente. Signore, mi senti? Alzo di qua. Signore, mi senti? Cado prima sull'orecchio, poi sull'altro. Scuoto e chiamo. Vado a valutare il respiro, quindi lo dichiaro incosciente. Per andare a valutare il respiro, io devo vedere la meccanica respiratoria, se la cassa toracica, quindi se il torace si muove. Faccio una valutazione veloce. Normalmente, statisticamente, per avere un respiro normale sono due atti respiratori in 10 secondi circa. Se non c'è movimento, io posso dichiararlo in arresto cardiocircolatorio. Mi posiziono nella parte centrale dello sterno, quindi così, mano a tenaglia, e mi posiziono perpendicolare. Ok, non vado a fare questo con le braccia perché 20 secondi mi stanco. Mi metto perpendicolare e lavoro qua, a perno sul bacino. Per quanto? 30 compressioni, 2 ventilazioni, ok? Ad un ritmo dalle 80 a 100 compressioni al minuto. Non sempre, quindi una va messa in alto a destra sul claveale, quindi verso lo sterno, e l'altra sul bascellare di qua. Eccola qui. Dopodiché il connettore è guidato, non si può invertire, e poi infine metto il dito sul rosso e mi allontano. Io sono via, voi siete via, tutti sono via. Il defibrillatore registra in vocale, quindi sto dando la mia sicurezza che posso scaricare. Sentite, c'è la carica in corso, sono via, tutti sono via, attenzione, stiamo scaricando, neanche io so. Sentite, fa di scarico, effettuata. In pausa. In pausa.